caspita, non mi fa nessuno. Manutenzione. Stavo andando a fare una task e c'era dove c'è la botola praticamente. Ha incrociato qualcuno? Allora, ho incrociato Brutz che però mi ha fatto praticamente ha fatto sicuramente lui anche lui una task Sì, ho fatto in la esatto, carta di credito là, la carta di adesso. credito in esatto. Ho Allora, incrociato Van Daniel che anche lui sparava con i cosi, io escluderei gli Bruce asteroidi. perché stavo arrivando dagli scudi, sono entrato nella stiva e andava nella mia stessa direzione verso manutenzione, poco prima che segnalaste il ritrovamento, quindi lo escluderei. Io posso dire che ho incrociato solo Giovannella due volte, una volta in Med Bay. E una volta stavo guardando le telecamere che lei è scesa poco prima della scoperta del cadavere, che lei è scesa dall'alto verso il basso. E quando era alle telecamere ho visto Bruce in effetti uscire da admin. Però era proprio poco prima che suonaste, mi sembra. L'unico che Aveva. non ho mai visto in tutto è Ricinok, neanche dalle telecamere, però No, non no, so. Rinok ha fatto asteroidi con me e Van Daniel. Eravamo Esatto. tutti e tre lì e poi l'ho ritrovato pure in admin che faceva download mentre io facevo la tessera. Poi io ho fatto pure download e lui intanto se n'è andato e ha segnalato il cadavere. Quindi non lo so. O ha ucciso e ha segnalato subito, ma No, 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 no. tenderei a escluderlo. Non lo so. Brancolo nel buio, però. Pure io. Qualche Anche sospetto, io. ma è Io troppo salto il vago. voto. Schippo anch'io. E anch'io salto. Brutz, quindi è il prossimo. Giovanna, devo tenermela buona. Ho trovato il cadavere di Bruce esattamente davanti allo sblocco dei collettori del reattore. Quello dove ci sono tipo il memory. Anche io dovevo farlo, quindi sono andata lì e l'ho trovato. Tra l'altro, mentre trovavo il cadavere, ho visto Joe correre nel corridoio, però arrivare da su. Cioè, è passato davanti Infatti al collettore. ero motore Esatto. superiore, stavo scendendo, sì. Esatto, c'era in quella parte lì Ericinok che però mi sembrava che stesse riempiendo, stesse facendo la benzina. Ericino che l'ho incrociato anch'io. Ma sei sicuro che Infatti nel veniva. Ma sei corridoio. sicuro che Joe veniva da su? Perché io Sì. ero su a girare la manopolina, quello dell'interruttore dell'elettricità, quindi ero sopra il motore sopra. Sopra il motore sopra, Ho diciamo. E non mi capito. sembra di aver visto Joe passare in basso a Eh sì, destra. correva nel Sì. corridoio scendendo. Tu mai visto Joe? Perché io non ti ho visto. O stiamo fuori No, 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 dalla. io non ti ho visto. Quindi o forse Io ho rimane visto solo nell'ombra. Giovanella. Ho incrociato Giovanella. Io stavo per dire, allora di sicuro E non è passato. Ricinok. Stavo per dire, allora di sicuro non è passato da su perché c'ero io, però evidentemente da quella posizione c'è l'ombra e non si vede, quindi potrebbe essere passato. Quindi non posso. Pensavo di Non lo poter so. essere un punto fermo, invece no. Direi di no. Anche io ho visto passare Joe, io ero lì. Ho incrociato anche Giovannella, sinceramente. Sì, non lo so. Mi sei tu per caso? No, perché dovrei essere io, scusa. Non lo so.
Io finora ho incrociato solo Giovan te Mary, ti ho incrociato due volte prima del primo omicidio. Avevo visto Bruce uscire da Admin. Ivan forse. Aspetta. Forse Ivan non ho mai incrociato in tutto. Forse Joe sì. Oddio, siete Sì, anch'io non ho mai. No, uno viola e uno blu, non no, mi ricordo che ho incrociato al io volo. ho Comunque. visto Swite, non l'ho mai incrociata. Non mi convince molto Giovannella. Perché Io ho visto solo Giovannella e Ricino qui in quella zona. A io ero il motore me sembra sotto. strano che non m'hai visto e che io non ti ho visto perché io ero sopra a girare il manicotto lì dell'elettricità e non ho visto passare nessuno dall'alto. Però Neanche io ti ho visto. se Giovannella ti ha visto passare, evidentemente siamo coperti dall'ombra, però boh. Oh, no, non era Joe, era Ericino, perché mo tra questo viola e questo blu. Però mi sembrava Joe. E se Joe ha detto che era lì? Ero io. Sì. No, che me ne so, magari lui l'impostore si sta appoggiando a questa visione, capito? No. Tu non eri Ricino. Io ho fatto il passaggio da sopra sotto, però non so se ha Vabbè, ho visto skip. me, ho visto lui. Però è Anche strano questa tu da cosa, sopra eh. sotto non hai visto Joe. Vabbè. Ho Esco dalla visto sotto chat. Joe, io l'ho visto sotto. Devo liberarmi di Ricino. Carissimo Joe, Sì? io sono entrata in Med Bay. Tu ti sei in Med Bay, dove c'è il laboratorio. Ti sei fermato davanti alla porta, ti sei fermato un secondo e poi è partito l'allarme. Come mai? Perché Non per caso ne ho non la sai più pallida idea. lanciare, perché per caso non sai fare queste due cose contemporaneamente? In che senso queste due cose? Nel senso che Oh, non sai sento una sabotare mentre risata. cammini? Sento una risata. È Di chi? tua, Mia no. della No, giustificazione. Joe, questa cosa. Guarda, l'ho fatto apposta entrare in Med Bay. No, veramente. È sicuramente un caso. Se mi hai visto fermo. No, comunque Potevi. non sono io. Io stavo cercando di andare a fare la missione. Solo che sono andato verso il motore superiore perché non mi ricordavo di averla fatta prima e quindi stavo poi tornando indietro. Non ti ricordavi di averla Tutto fatta lì. prima. Scusa? Non ti Allora, ricordavi di averla fatta? sì. allora questa cosa succede anche a me. Però calcolando che prima due persone hanno fatto la tua stessa strada, non ti hanno visto, e adesso questo, un po' mi puzzi. No, assolutamente. Per Joe, mi un'indecisione, quindi sono dispiace, non tornato mi indietro. convinci. Non mi No, convinci. assolutamente Vabbè, ragazzi, a voi. no. Che famo? Io Pensiamo skipperei. che ha abboccato alla trappola. Beh, di sicuro tu skippi. Nell'ottica di abboccato alla trappola, che tu skippi sicuro. No, non in quell'ottica. Aveva boccato alla trappola di Giovannella. Secondo me è Giovannella che sta cercando di far Allora cadere i sospetti su di me. facciamo così. Io voto te, Joe, e poi nel caso Sbagli abbiamo di la grosso. solution. Sto Sto pensando. No, sto pensando pensando che. io voterei per Giovannella. Secondo Ma me che lei. cosa? Sì. Sì, Perché io perché sta ho qualche cercando sospetto in tutti i serio su modi di Giovannella, far però. cadere i sospetti su di me. Vabbè, o se Sì, non è Joe, è no, no, no. Giovannella. Occhio, Io voterei occhio. lei. Io non sto Solo che cercando di ormai è farli già cadere. skippato. Io non sto cercando di farli cadere i sospetti su nessuno. Tanto che all'inizio, quando dicevano è Joe, io dicevo no, guardate, io l'ho visto Joe scendere. Quindi non sto facendo ricadere su nessuno un ipotetico sospetto. Adesso ho semplicemente fatto questa determinata cosa. Ho visto te fermarti e poi è partito subito. No, non potete buttarmi fuori. Vediamo.
No! Che cosa? Beh, scusate. Allora, allora, io sospettavo di Joe un po' per il fatto che tu hai detto che l'hai vista nel corridoio. Lui diceva di essere passato, ma io che ero in alto non l'avevo visto. E quindi mi è venuto il dubbio. Vuoi vedere che magari ha ucciso chi era? Bruce al reattore. Stava salendo, ti ha visto a te, Giovannella, e stava venendo giù. È per quello che io non l'ho mai visto passare su. E quindi stavo sospettando di lui. E quando tu mi hai detto che si è fermato, ho detto, beh, allora è lui. Però, visto che non è così, tu l'hai accusato abbastanza, è abbastanza certa. E sia Joe che Ricino, che avevano sospetti su di te, a questo punto... Allora... Io ho fatto diverse cose con Ericinok, mi ha visto. Te ti ho visto solo una volta, aspetta, o due, all'inizio della partita. Aspetta, aspetta, aspetta. Io ero strasicura fosse Joe. Ericinok, perché hai detto... Allora, Joe aveva dubbi su Giovannella adesso, e purtroppo... Scusa. Aspetta, fai parlare. E purtroppo Joe non poteva dire quali erano i suoi dubbi. Perché anche tu sospettavi di Giovannella? Perché a questo punto, se è vero che Joe non c'entrava niente, perché mi viene in mente che Giovannella... Era nella zona del motore sottostante quando... E poi, vabbè, era nella zona perché, magari perché se poi ha segnalato il cadavere. Però non lo so, era nella però zona... C'era anche Joe. Ricinoc, io... Purtroppo eravamo tutti lì, nel senso che tu credo che stessi facendo rifornimento. Sì, e io sì, avevo sì. Praticamente le come si chiama? Le task in manutenzione in al reattore, dove poi ho trovato il cadavere di Bruce, e davanti al reattore. Quindi io giravo quella zona lì. Adesso sinceramente io non sono, vabbè, che poi lo dico, lascia un po' il tempo che trova. Però sinceramente Emiliano, adesso tu che inizi a dire che sono io, allora no, mi non è che io inizio a dire, io non ho detto niente, io ho detto che ero sicuro, ero 90% sicuro che fosse Joe, perché il fatto che non l'ho visto ma passare anche io. Però Joe stava dicendo, e purtroppo non ha avuto tempo, stava dicendo che lui era parecchio sicuro anche a te, perché alla fine vi siete messi a accusarvi. Anche secondo Ericino che sei tu, perché tu eri in zona, e adesso mi viene in mente che se Joe era, cioè... Allora, io stavo dicendo, c'hai ragione te, Giovannella, perché nella vostra versione, tu contro Joe, secondo me Joe mentiva. Però se a questo punto Joe è quello che aveva ragione, allora quello che mentiva eri tu. Ma non sono io. Non sono io. Secondo me ti è capitato due volte impostore. Oggi no, è la serata Giovannella. Ma assolutamente no, guarda, con tutte queste cose che stai dicendo, secondo me sei tu. Adesso c'è che... Un po'. Adesso c'è no, che... No, Emi, perché io la mia versione dei fatti l'ho detta più volte ed è questa. Tra l'altro se adesso... Cosa? Non so, adesso c'è da votare, per forza. Adesso io voto te, mi dispiace. Certo. No, mi spiace, secondo me Joe aveva ragione. Ma assolutamente no! Ivan è lui! Se non sei tu è lui! Per quale motivo? Perché me? Ma perché io? Scusami! Io sono la tua fidanzata e tu butti su di me perché? I sospetti! Ma perché io? Perché lei mi sembrava troppo... lei mi sembrava proprio convinta di... Stava difendendo... la sua posizione, ma era molto convinta. Ma se avevi convinto. Sospetti su di lei, su di me non avevi. Io avevo sospetti su di lei, è vero. Infatti te non ti ho mai visto, di fatto te non ti ho mai visto. Questa è una partita perfetta da registrare, da mettere su, senza con un solo sabotaggio che è stato messo lì così, non per uccidere. Stavo facendo tutta la partita solo a farvi scannare voi, era perfetta.